spettacolo era quello di Schindler, erano 1200 persone, quindi fate il conto che voi siete meno della metà del comando più piccolo, tutti, e quindi ci sono i buoni, i cattivi, gli intelligenti, gli stupidi, i quelli che, come dire, aiutano, e i criminali, né più né meno. E quindi anche all'interno di un ghetto c'era gente che lavorava nella milizia, che ha fatto di tutto, commercianti, facevano gli avvocati, gli insegnanti. Che cosa ci si aspetta da loro? Che organizzino la rivoluzione? Impossibile. Che non facevano il militare. La maggior parte degli ebrei non poteva fare il militare, quindi non avevano nemmeno quell'esperienza. Allora, qui dentro, questo è un luogo che ci sta particolarmente caro. A me, a Umberto Gentiloni, a tanti, perché pensate a tutte le persone che venivano uccise anche per caso, anche per lavoro. Questi avevano dei figli, i figli rimanevano senza niente. Ed erano, dovevano vivere all'interno del ghetto da soli. È per quello che nascono, e lì in quel caso molti consigli ebraici sono fantastici nell'organizzare invece gli orfanotrofi per i bambini. L'esempio di Janusz Korczak è famoso. Sono morto, che ero bambino. Sono morto con altri 100. Passato per il camino. Ed ora sono nel vento, ed ora sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve. Una destinazione a noi sconosciuta, ma che i tedeschi vengono. Inviarono là e tutti i 2500 ebrei si sono presentati al comandatore, e da là è incominciata la nostra tragedia. Riuscimmo in quell'occasione a scampare, non potevamo rimanere nascosti, non avevamo più mezzi per vivere, dovevamo necessariamente uscire, perché lo racconterò. Domani lo racconti dove sei arrivato? Lo racconterò, sì, penso, non lo so, sì, insomma, sì. Cosa dirò, ma se ci sarà l'occasione parlerò dell'arrivo lì a Birkenau, dell'arrivo all'inferno, perché quello era l'inferno. Era l'inferno dei vivi, non l'inferno che conosciamo, l'inferno di Dante, l'inferno delle religioni, da dove nessuno è mai tornato per raccontare. Ecco, noi siamo stati, noi, ecco, noi siamo qua, siamo stati all'inferno. Siamo venuti in questo viaggio, vi assicuro, sempre con tanta sofferenza, perché dobbiamo... Dobbiamo cercare di farvi capire che cosa si sta, e certamente non lo facciamo per noi, lo facciamo per voi. Si poserà e il vento si poserà.